Nascondiamoci, adesso che la più antica bolla vivente è stata fatta scoppiare, SpongeBob e la banda devono riuscire, Dio mio, leggere così piano ogni volta, a sgattaiolare fuori dal palazzo. Aspetta, quello non è SpongeBob, in versione ninja. Yaha! Ma perché? Abbiamo scoppiato la più antica bolla vivente di Atlantide! Ora siamo nei guai! Ok, ecco il piano! Resta qui a singhiozzare come un Beh. neonato! No, non funzionerà! Fuggi dal palazzo! Dovremo usare la forza di Patrick, il lazzo di Sandy, i tentacoli di Squiddy e le tasche di Mr. Crab! Io volevo offrire in aiuto i miei impraticabili pantaloni quadrati, ma sembra che sia più utile con la mia spatola. Fai Vabbè, da guida ai effettivamente. personaggi e usa le loro abilità quando ti viene suggerito sulla schermata. Le istruzioni Oddio. d'uso di ogni potere sono sempre in cima alla schermata. Non dimenticare Oddio. che puoi anche cambiare i personaggi. No, non dirmi che è la stessa cosa del secondo livello, ma con 5 personaggi adesso. No, ti prego, la via di fuga. Cosa devo fare? No, è la stessa roba, ma con 5 personaggi, Dio mio. Guarda questo posto, Sandy. Dovremmo collaborare per trovare una via d'uscita. Su, Ok, il lazzo. SpongeBob! Noi due adesso troviamo il modo di uscire da qui. Ok. SpongeBob e Sandy Cheeks! Che Ok. squadra! Allora, calmo un attimo, Tocca a Spongy. me! Come facevamo a Posso passare con ribaltare la gli oggetti con spatola? Spat la spatola! Sì, passa però, C'è vai, vai. bisogno del ribaltamento! Vai. Ecco, E vai! fatto. Adesso prendiamo anche il tempo. Vai. Perfetto, Super ancora ribaltamento! un po'. Il Che a campione parte di che ribaltamento della casa! Sandy basterebbe che Mi saltasse, è dispiace, uno scusa! scoiattolo, cioè. Tocca a me! Diciamocelo onestamente, non è difficile. Non è difficile, potrebbe Mi benissimo aprirò dei passare. varchi con il lasso! Vai, gira sto lazzo. Ci mette un sacco a farlo girare sto lazzo ogni volta. Vai, vai, vai. Aspetta, che giro fa questo? Non lo so. Ok, perfetto. Sì, Vai. così! Corri, corri, corri. Questo posto è più strano di una torta di ciliegie con salsa di carne. Dio mio, che schifo. Allora, dove dobbiamo andare? Da questa parte. Vai, SpongeBob. Perfetto, prendi il tempo. Ta-ta-ta. Ok, colpa mia che qua ho preso il giro un po' troppo largo. Vai, quindi. Vai, perfetto. Ok, credo di dover passare quando la luce è Siamo spenta. sicuri. Non farti vedere dalle guardie. Ah, ok, tutto qui. E Dovremmo accendere un attimo le luci. allora aspettiamo. 3, 2, 1. Dai, spegnila. È Spegnila, ovvio che quei bravo. turisti non sono venuti da questa parte. Speriamo che non li riaccendano adesso. Ecco fatto. Dunque. È ora di accendere le luci. Vai, 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 vai. A posto. Sì, così. Proseguiamo. Per fortuna che apre il ponte ogni volta. Questa. Non dobbiamo tipo fermarci, riprendere SpongeBob, fermarci, riprenderlo. Ecco qua. Centro! Riprendiamo Provaci tu SpongeBob e adesso. vai. E provaci tu. Allora, È fermo ora di lì. accendere le luci. Aspettiamo che loro spengano di nuovo. Vai, 3, 2, 1. Non c'è mai Vai, vai. nessuno lì. Perfetto. Il tempo È lo ora di fare prendiamo qualche con adempimento. Sandy dopo quando è il suo turno. Vai, Sono un genio del perfetto. ribaltamento! Ecco Ribaltato come un fatto. patti! Spostati, bravo. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Passa, Illuminiamo questo perfetto, posto. fatto. Dovremmo accendere le luci. Ok, dov'è che va? Ok, gira solo in quella zona. Non c'è Ottimo, nessuno da questa ottimo, ottimo. parte noi. Chi è che ha Dunque, toccato qua il nastro? serve di nuovo Ecco cosa SpongeBro. penso. Spostati, Sandy. Pietrioli di mare, è il momento di accendere le luci. No. Fermo, aspetta che ora la rispengo. Vai, Non 3, c'è 2, mai 1, vai. nessuno lì. Non c'è mai nessuno lì. Silenzio. Silenzio. Dovremmo accendere un attimo le luci. Ora sì, accendo di nuovo. 3, Non c'è 2, mai 1. azione. Non c'è mai Sei turbato? azione. Puoi Ma parlare per Atlantide. E vai! quella Forza! graffetta che ho visto prima, quando è che la ritrovo? Perché, vedi, mi fanno prendere Non ho gli visto orologi niente. anche con Sandy. Quindi basta veramente prenderlo. Il Uffa! problema è che non Tutti questi vorrei spostamenti furtivi per una bolla. averlo dimenticato, sai? Non vorrei che sia rimasto da quella parte.
ovvio. Infatti, ci serve la grafica. Ah, ok, no, ci serve per forza, ottimo. La porta, un'uscita. Ci serve solo qualcosa per forzare la serratura. Esatto, la graffetta che ho visto prima. Quindi 3, 2, 1. Vai, 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 vai. Perfetto, tira. No, 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 no. Perfetto, bravo. Ok. Meno male che eravamo abbastanza lontani. Una graffetta! Potrebbe essere utilissima per forzare la serratura di una porta. Ma va. Aspetta che finisce il giro. E via. Fatto, meno male. Ah, ma aspetta, ci abbiamo messo... Ora ho capito quando è che il tempo è troppo. Ho visto il timer andare oltre il minuto. Vabbè, questo giro ci abbiamo messo un sacco. Questo giro ci abbiamo messo veramente tanto. Ma dai, la fuga alla Scooby-Doo. Con l'ukulele. Ma mi aspettavo Mr. Crab con i soldi io intanto. La stanza delle bolle. Chi abbiamo a questo giro? Mi sa Patrick e Squiddy. Oh, Squiddy, dobbiamo scappare! Squiddy che abilità ha? Il mio paio di tentacoli extra potrebbe tornare utile qui. Va bene. Ai! Madonna mia, c'era bisogno di farlo esplodere. Allora, vai. Tocca tu. A me. È una stanza super iper mega sfumeggiante. Ok, bravo. Qui ci vuole qualcuno con quattro. Ma Squiddy che scatta velocissimo, ma quando mai? Cosa è successo? Ecco qua. Calamaro veloce, di in qua arrivo. Non c'è nulla, Patrizio. Vai, passa anche tu. Tocca a te. Vai, perfetto. Ok, devo lanciare Squiddy da questa parte. Sono andato troppo avanti, c'era Patrick in mezzo alle Tocca scatole. Eccomi qui. Sì, 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 ma dai, ma si lancia proprio in posizione. Potrei dai provare a lanciare Squiddy laggiù. Se me lo fai fare, lo facciamo subito. Allora, 3, 2, 1, vai. Issa! Questo ecco posto fatto è davvero spumeggiante. La lancia qui questo mi servirà dopo, di sicuro. Questo potrebbe essere il mio biglietto pesante per... Bolle, bolle, odio le bolle. Ecco fatto, allora, aspetta. Perché tanto dopo dovremo lanciare Patrick da quella parte di sicuro. Quando il dovere chiama. Vai. Ecco qua, forse era meglio già farlo prima. Vabbè, non importa. Che forza. L'importante è che non perdiamo forza tempo. No, stavo per cadere. Attenzione. Perfetto, bravissimo. Vai. Ok, siamo passati prima che passasse la luce. No! Sei turbato? Ok, vai. Come faccio a proseguire? Ok, tocca a Squiddy. Aspettiamo la luce, attenzione. Aspettiamo la luce. Vai, vai, spegnila, spegnila. Bravo. Chissà che ci sarà nel contenitore per il pranzo. Ho visto delle cose. Ecco qua. Oh, ma Patrick e Squiddy che collaborano. Un crossover che nessuno avrebbe mai pensato, eh? Vai, ok, per un attimo pensavo di aver sbagliato, bravissimo. Bravo. Vediamo se ci sono in giro qui. Siamo arrivati! No! Ma che palle! È arrivato proprio nel momento sbagliato. Wow! No, di nuovo lo stesso errore. Non ho guardato. Oh, ma qua è pieno, eh. Aspetta che passa di nuovo. Purtroppo qua abbiamo perso un sacco di tempo inutilmente. Sono bloccato. Ecco qua. Devo andare da quella parte? Attenzione! Dove devo andare? Non lo so. Io intanto faccio proseguire anche lui. Bravo. Se vedo un'altra bolla. Ah, da questa parte, certo. Non ci avevo pensato. La cosa più ovvia non avevo pensato, bravo. Vai tu. Ecco che arrivo. Ok, prima ancora che potesse arrivare a me la luce, non ci posso credere, che non si sa mai. Ma dovremo collaborare. Esatto, l'ha detto anche lui. Quei crossover ecco strani che nessuno si aspetta. Tocca a me, amico. Vai, lancialo ad angolo. Ecco che arriva! Ma proprio preciso questo. Prova tu, va bene?
Agli abitanti di Atlantide serve un po' di polleterapia. Grazie. Oh, siamo arrivati, per fortuna. Purtroppo mi sa che sto livello argento di sicuro. Questi sono quei livelli ovviamente a tempo, che se non conosci il livello, non l'hai fatto mai e tutto, loro difficilmente lo prendi alla prima. Scoppiare una bolla. Loro difficilmente lo prendi. Ho capito, fallo però. Lo prendi al primo colpo. Prossima squadra, Sandy e Mr. Crab, secondo me. Ma dai. Però effettivamente come fai a far fare un livello eccolo a Mr. Crab che neanche parla. Boh, vabbè. Chissà quale sarà la sua abilità con le tasche capienti. La stanza del... L'avevo detto che era il turno di Mr. Crab. Certo, sarà complicato uscire. No, da... invece è solo Sandy. È laggiù. Niente. Vediamo se ci sono in giro quei turisti. Però ci sono i tesori, scusami. Che strano. Oh! Non sei tu la nuova recluta? Scusami. Sono venuto, ho visto. E ti ho ascoltato. Ah, ma da dove? Scusami, ma non c'era. Ehi! Ah, così? Le tasche sono attratte dai tesori, Mr. Crab. Vabbè. Ah, così funziona Mr. Crab. Ma scusami, ma due secondi fa non c'era Mr. Crab o me lo sono immaginato io? Lo scoiattolo è un granchio contro il potere di Atlantide. Oh, comunque ci ho azzeccato, Sandy e Mr. Crab. Preso! Non c'era due secondi fa. Sono sicurissimo che non ci fosse Mr. Crab. Perché non mi faceva dare il cambio. Prendiamoci il tempo. Ok, vai. Bravo. Grande. Per disattivare. Ok, annulla. Grazie. Allora, aspettiamo che si spegni la luce. Quando è che finiamo il turno? Grazie. Smettila di fare domande. Prendi il tempo. Bravo. Allora, aspetta. Vai. Perfetto, l'abbiamo fatto in tempo. Per sicurezza facciamo andare. Quando ti rivedrò. Vai. Lo annulli. Bravo. Perfetto. Vai. No. Pensavo facesse il giro più lungo. Cavolo. Vai. Corri. Aspetta. In realtà potevo passare benissimo. Dovremmo accendere le luci. Sì, in realtà ho cannato io qua. Ci ho messo più tempo di quanto dovevo. Spegni le luci, per favore. Non c'è. Bravo. Corri. Agli 007. Sono vai, sicuro di aver benissimo. Sentito qualcosa. Di qua. Perfetto. Vediamo se ci sono in giro quei. No, fermo. Da quella parte, bravo. Aspetta. No! Maledizione. Ah, ok, meno male. Dicevo, come faccio a passare se no io poi... Vai! Bravo, così abbiamo preso anche il tempo. No! Passa. Annulla. Mamma mia, Crab, però. Ecco qua. Quel pulsante deve essere premuto. Ma va? La madonna! Quindi, eccomi! Da questa parte, vai, passa. Per mille anacardi. Mille anacardi. Sorvegliano proprio bene i loro dipinti. Lo vedo. Cavolo. Vai. No. Fermo. Non lo sapevo. Accidenti. Si riprova. Vai, riprova. No, questa no. Non ci voleva. Non l'ho visto troppo tardi che faceva quel giro, cavolo. Ora riaccenderanno le luci. Aspettiamo che finisce il coso delle luci. 3, 2, 1, vai. Vai, perfetto. Santo cielo! Mr. Crab, casa venga qui. Artisti. Non vedo. Casa di bricconi piuttosto. No, Mr. Crab. Gira, vai.
Ma a parte che io non vedo, no, ho lasciato di là, mi sa, un passaggio. Eh sì, infatti devo fare il giro adesso. Dovrò fare il giro per lungo. Super veloce! Avevo lasciato qua, questo qui, non l'avevo visto prima. Brava! Sì, così! Sarà meglio vedere se c'è qualcuno. Ecco fatto. Ma in realtà, avendo tutti questi personaggi con abilità diverse, è anche più semplice della prima volta. Perché la prima volta avevamo... Tutti questi quadri mi stiano osservando. Avevamo abilità limitate perché avevamo solo due personaggi. Ovviamente dovevamo fare affidamento su quello. Ah, ok, per fortuna la luce non ci ha colpito. Perfetto. In un minuto preciso. Gesù. Ma povero Patrick. Altri due livelli, secondo me. La stanza della scienza, quindi Patrick e Sandy. Vediamo, scusami. Ah, ok, di nuovo Squiddy, perfetto. Ci siamo okay. Solo io, un po' di scienza e dai. Una cellula cerebrale di nome Patrick. Hey, sei turbato? Questa è una sala o un'equazione? Di qua... è una sala o un'equazione? Sento l'odore del gelato. Mi sono fatto prendere il panico da lì. Cosa che pensavo mi avrebbe preso. Per fortuna non mi ha neanche calcolato. Ecco che arriva! Sì. Wow! Bravo. Mi sembra di stare dentro un cervello. Aspetta, devo sono spostare stanco. Squiddy da questa parte. Vai, gira. Vola! Perfetto. Però, per sicurezza, la devo spostare. Che forzuto! No, niente, devo sperare non che ci passa. Progressi. Perfetto. Eccomi qui! 3, 2, 1. Vai! Woohoo! No! Più in là. Sì! Troppo! Ah, ma aspetta. No, aspetta. Devo lanciarlo da questa parte. Quindi, vai. Voglio che tu sappia che la scienza non è il mio forte. Patrick, mi fai venire... Al passo! Ma no, volevo sentire cosa stava per dire. Patrick, io mi fai venire cosa? Il mal di testa, qui. Di sicuro. Avrebbe detto qualcosa del genere. Lavoro. Di qua. Gira. Bravissimo. No! Sarà meglio vedere. È scivolato perché c'era troppo poco spazio. Eccomi di non nuovo. Non mi fa niente. Allora, da questa parte, okay, bravo. Non c'è mai nessuno. Vai. Sai cosa sta succedendo? Perfetto. Perché? Questa parte? Accendiamo le luci per dove devo andare ora? Tocca a te, idiota. Di qua? Vola! Ma scusami, sono ma... Sono io? Oppure questo posto è davvero strano? Perché ho dovuto fare il giro per lungo, scusami? Perché ho dovuto fare il giro per lungo quando bastava che lo lanciavo dove si è lanciato Patrick prima? Vabbè, guarda. Non importa. Va bene così. Dunque, vai. Come faccio a ripassare da qua? Io sì. Ah, perché devo farlo. Ok, aspetta, vai. Devo farlo una volta per personaggio, quindi uno di qua, l'altro di qua. Perfetto, vai anche tu. Che si sa mai. Grazie, aspettiamo le luci. 3, 2, 1, vai. Bravissimo. E invece non hai sentito assolutamente nulla. Vola! Bravo. Di qua dovrò lanciare Squiddy. No, annulla. Dovrò lanciare Squiddy, dicevo. Dai alla larga da qualsiasi esperimento. Duh. Mi dà abbastanza strano. Una promozione. Poverino. Vediamo se ci sono. Ecco, fatto. Brucia! Vai, Patrizio. Prova tu, vai, va bene? Squiddy. Quando rientro a casa me ne torno a Calamaropoli. A Calamaropoli? Perché esiste? Prova tu, va bene? Sarà meglio vedere se c'è qualcuno. Vai, lancialo. Sì! Perfetto. Dovremmo fare molto, molto silenzio. Lo so. Non c'è mai nessuno lì. Giochiamo agli... Allora, credo di aver capito cosa... Ah, no, invece no. È ora di cena. No. No, ero arrivato. Lo sapevo che non dovevo. Ma ero arrivato, via dai. Via libera. Via libera. Grazie al cielo. Ero arrivato.
Sono sicuro di aver sentito qualcosa. Ecco qua. Dovremmo accendere le luci. Anche questo. I miei tre cuori palpitano. Cos'è? Uno scherzo? Allora, facciamo così. Dunque che dovremmo controllare se c'è qualcuno. No, non mi conviene. Sono sicuro di lasciamo aver sentito Squid qualcosa. Qua. Aspettiamo dobbiamo che... accendere un attimo le luci. Esatto. 3, 2, 1. Spegnila. Pensavo di avere sentito qualcosa. Ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio. Non ti conosco? A volte ecco mi qua. Preoccupo che potrei evolvermi, ma poi passa. Prima, in questo posto... Mi sembra giusto. Ecco fatto. Ok. Mi sa che questa parte, esatto, tocca tutta solo... Tutta questa scienza mi fa venire il mal di testa. A lui, esatto, esatto, esatto. Pensavo esattamente questa cosa. Ora dobbiamo tornare con Squid di là, che era esattamente quello che volevo fare. Prendi il tempo, bravo, io che tanto ormai... Aspetta che spengo la luce. Vai, vai, vai. Perfetto. Ma coi piedi lo fa. È ora di accendere vabbè, le luci. Non importa, non importa. Ma povero Patrick. Ma dai. Di nuovo stiamo facendo il giro del palazzo. Finito il livello? No, c'è ancora uno. Ancora uno come minimo. L'armeria, dove abbiamo incontrato Plankton all'inizio. Sì, sì, sì. E abbiamo Mr. Crab e SpongeBob. Non trovare nessuno qui dentro. Vai. Perfetto. E come faccio a passare? Cambio personaggio. Ah, certo, devo lasciarlo. Aspetta. Tocca a me. Dovevo farlo fin dall'inizio. Era un privilegio ribaltare i suoi patti. Vai, vai, vai. Perfetto. Corri, 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 corri. Aspetta, perfetto. So solo che rivedrò presto il mio caro vecchio Ananas. Il tuo cacchio. Ah, Ananas. Non so cosa stavo capendo io. Vai, perfetto. Ottimo. Ok, allora questo. Di qua. Spettacolo. Vada. Perfetto. Cosa? Ah, ok, dicevo, cosa mi stava servendo andare da questa parte. Bravissimo, grande. Vai. Aspettiamo che finisce il tempo. Vai, spegni, spegni, spegni. Non c'è nessuno. Bravissimo. Qui, a parte noi. Dove che finiamo il turno? Siamo soli qui. Ecco, fatto, grazie. Allora, di qua c'è qualcosa? No, perfetto. Allora vai. Facciamo passare Mr. Crabo. Ecco qua. Vai. Bravo. Lasciamolo lì in sospeso. Per il momento la sua abilità è quello che lo tiene in vita. Questo è quello che tutto lo tiene in vita in questo momento, al signor Crab. Bravo. Lascialo lì, SpongeBob. Lascialo sospeso tra la vita e la morte. Perfetto. Agente spugna in azione. Ok, passiamo da questa parte. Passiamo a lui. Vai. E vai anche da quella parte. Bravissimo. Mi ricorda tantissimo Scooby-Doo quando ride a me. Mi ricorda tantissimo Scooby-Doo quando ride. Allora, vai di nuovo di qua. Vai. No, non devo da questa parte. Non devo annusare i soldi. No, perché c'è il carro armato di mezzo. Ok, allora. Abbiamo perso tempo qui. Mr. Crab, bravo, grazie che mi ha fatto passare. No, a nulla, da questa parte. Bravissimo. Ok, per un attimo ho pensato mi avrebbe preso la luce. No, fermo, fermo, fermo. SpongeBob, questo. Cazzo. Bravo, ancora uno. Ancora uno. Bravissimo. Perfetto, bravo Mr. Crebo. Passiamo oltre. Ok, vada pure. Perfetto. Easy, easy, annullalo. Io posso fare così? No, peccato. Aspettiamo che finisce di fare il giro. Bravissimo. Bravo, no. No, 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 devi riapparire.
ti prego, riappari grande. Grande, grande, grande. E ora, Sponge Bro, vai ad aprire la porta. Tanto non mi serve Mr. Crab, posso farlo benissimo con Sponge Bro. Perfetto, luce fatta. Chiave aperta la porta. Oh, 4 minuti, sì, come no. Sono 26 minuti che sto registrando. Allora, 1, 39, 1, 1, 7 e 33 secondi. 100, abbiamo vinto l'argento. Sapevo. Onesto, a un certo punto ho pensato pure di prendere il bronzo. Ci stavamo mettendo tanto. Ah, niente cazzi, niente, ottimo.